Dove mangiare a Milano? Ve lo dice Alessandro Borghese. È uno spumeggiante Alessandro Borghese quello che annuncia l'apertura del suo primo ristorante a Milano. Non sapete dove andare a mangiare nella città lombarda? Fate un salto dallo chef romano, Dab, il lusso della semplicità. Alessandro Borghese, la semplicità è un lusso e gustosissimo. Una grandissima novità per i fan dello chef e per chi cercasse un posticino originale e un po' rock dove mangiare a Milano. Stiamo parlando di Alessandro Borghese e della sua imminente apertura, a metà ottobre, del suo primo ristorante nella City Life milanese. Il nome? È ovviamente frizzante e intrigante, proprio come uno degli chef più amati dagli appassionati di talent show in cucina. Chi entrerà da Bill lusso della semplicità dovrà, innanzitutto, salire al primo piano di uno storico edificio di Gio Ponti in via Belisario. L'idea di cucina di Borghese sarà rappresentata fin da subito, a partire dalla disposizione del locale, un open space schietto e diretto, dove gli ospiti potranno osservare tutto ciò che avviene in cucina grazie a una vetrata trasparente, unica quarta parete tra gli spettatori e lo show culinario che avverrà tra i fornelli. Lo dovevo fare, era nell'aria da tempo, ha affermato lo chef in un'intervista, dove dimostra la sua proverbiale carica e freschezza, che lo ha reso uno degli artisti più apprezzati in cucina. Il figlio di Barbara Bou che vuole stupire tutti, a partire dalla location scelta per dare luce a questo suo nuovo grandissimo progetto. Nessuno apre un ristorante al primo piano in Italia. Capita solo a New York, commenta lo chef, ma la sfida è gustosa per lui, proprio come i suoi piatti, e fa una grande promessa a chi sta per varcare l'enorme soglia del suo locale. Qui, ci sarà la cacio e pepe migliore della città. Che tipo di cucina dobbiamo aspettarci dunque? Verace e ricca di sapori, come piace a lui, pescando dalle tradizioni. Come da quella romano-partenopea da cui proviene, e aggiungendo quell'estro particolare che solo Borghese sa dare ai suoi piatti. Il menù? Sarà composto da 5 antipasti, primi, secondi e dolci, ma cambieranno spesso, precisa lo chef, aggiungendo anche una nota molto interessante, che non tutti i suoi colleghi amano evidenziare. Il prezzo. Si mangerà con 70 euro a persona per il menù alla carta, mi sembra un prezzo giusto per questa zona di Milano, afferma con la sua tipica sincerità. Alessandro Borghese, una star degli show culinari. Una spezia dal gusto piccante, aggiunta con maestria per completare il piatto, ecco come definire Alessandro Borghese, che porta una ventata di originalità, bravura e brio tra i fornelli di tantissime cucine d'Italia. Lo chef romano è amatissimo da una folta folla di fan che non vedono l'ora di seguire i suoi passi in cucina a ritmo di musica. Kit Kat Sound, programma televisivo in onda su Sky 1, è perfetto per il suo modo di cucinare, dove anche i suoni hanno la loro importanza, lo sfrigolio dello scalogno che si dora in padella, per esempio, fa da eco a brani scelti ad hoc dallo chef come perfetto sottofondo sonoro. Ma Borghese non si ferma qui, in 4 ristoranti gira per l'Italia in cerca di locali sfiziosi in cui provare e valutare la cucina del luogo, affiancato da ristoratori in sfida, mentre a Junior Masterchef veste i panni di giudice e dà preziosi consigli ai giovani cuochi in erba. E che sia aromatica, come piace a lui.